Un ritratto impietoso e nello stesso tempo affascinante di una delle figure più potenti e inquietanti che la storia italiana abbia mai avuto, Giulio Andreotti. A tracciarlo nel suo libro intitolato Andreotti, il Papa Nero, il giornalista Michele Gambino, che ha incontrato il pubblico nell'open space di Piazza Sant'Oronzo. Il Papa Nero per il suo enorme potere, per la sua capacità di influire e decidere delle sorti dello Stato. Un libro che è un'antibiografia e che si fonda su una tesi precisa. Andreotti è l'uomo dei grandi misteri italiani, stragi, bombe, Piazza Fontana, rapporti tra mafia e politica e il sequestro Moro. Per l'Italia, stretta tra il blocco sovietico da una parte e gli interessi americani dall'altra, c'era il concreto pericolo che il comunismo avesse la meglio. Bisognava fermare questo processo, impedirne l'accesso al governo del paese. Per farlo c'era bisogno di una copertura politica e di un uomo che se ne assumesse la responsabilità. Secondo Gambino, quest'uomo è stato Giulio Andreotti. In certi momenti sembravano non bastare, anche con mezzi illeciti. Per esempio, spaventando l'opinione pubblica con delle bombe che uccidessero della gente. L'uomo che più di ogni altro si è assunto questo compito tremendo, terrificante, di dare copertura a tutto questo, è stato Giulio Andreotti.